Fratelli rossoneri, amici di YouTube, amici rivali di YouTube, buongiorno a tutti, buongiorno, buongiorno. Apro il video facendo molto rammaricato perché non ci credo ancora, cazzo, perché era una veramente, ero un suo grandissimo fan. Un saluto a Nadia Toffa per grandissima conduttrice, grandissima persona. E volevo ricordarla col sorriso, però non fare un video tragico, perché comunque lei è sempre stata una persona che si è fatta vedere col sorriso e sicuramente è morta anche con il sorriso, ha perso la sua battaglia e niente, è anche difficile comunque trovare le parole per ricordarla, perché penso che tutti abbiamo visto che grandissima donna, grandissima persona, quale era, quale fosse. Purtroppo il detto se ne vanno sempre i migliori, io non è una cosa che credo, però in questo caso lo voglio pronunciare questo detto. Veramente una grandissima persona, ti mando un bacio, ciao Nadia. Capitolo Milan, Correa o non Correa, lo prendiamo. Innanzitutto oggi salutiamo il cognato, saluta i ragazzi, che siamo in giro col merz del cognato. Comunque, capitolo Milan, Correa, io ripeto per l'ennesima volta, volevo un vostro parere su Correa, lo prendo, dobbiamo prendere a quella cifra lì, o ci teniamo quelli che abbiamo e con quei soldi veniamo su un difensore, su un altro, ma centrocampista neanche, credo neanche di no, perché arriva Modric o nessuno, abbiamo preso Benasera, abbiamo lì Krunic in panchina, comunque che buono, Buonaventura ha voglia di giocare, di spaccare il mondo, che è tornato da poco. Ma io sono del parere che se dobbiamo prendere qualcuno, o prendiamo un terzino destro che Conti non, se Conti dobbiamo dare in prestito, che vuol dire che allora è fuori dalla testa di Giampaolo, ha visto che non è a posto, non lo so. O prendiamo un difensore centrale, però se poi rientra Caldara e Duarte si dimostra forte, cosa facciamo? Andiamo a spendere altri soldi per nulla? Io credo fortemente in Piontek, ho letto su altri canali gente che addirittura diceva facciamo uno scambio Piontek-Icardi, ma cambio veramente squadra se facciamo uno scambio Piontek-Icardi. Cioè arriva il giocatore che odio di più al mondo, lui con la zoccola di sua moglie. Assolutamente no, cioè non, anche no, grazie, mi tengo Piontek e punto tutto su Piontek. Va piano. Vabbè che ci abbiamo qua il missile, ma va piano. Comunque stavano dicendo ragazzi, io mi tengo tutta la vita Piontek, io Correa, cioè non ci trovo niente di particolare, ha fatto 3 gol l'anno scorso, lo ripeto per la 20ª volta, 3 gol ha fatto, in 36 partite 3 gol, non è un goladore, è alto un metro un cazzo. A questo punto punto tutto su Leo Duarte, che ho speso dei soldi, comunque giovane, forte, veloce. Aspetta, io venendo gli highlights non stravedevo, però l'altro giorno con lo spezzone che ho visto sugli highlights, perché la partita, ripeto, non dico cagate, non l'ho vista, boh, magari poi esplode, questo qua veramente bravo. Io quei soldi li percorrerei, piuttosto rimango così sinceramente, vado piuttosto a spenderli in un mercato di riparazione magari a dicembre se le cose non dovessero andare bene. A centrocampo o Modric o stiamo così a mio modo di vedere. Cioè poi più prima di comprare comunque bisogna sfoltire la rosa, ci sono comunque tanti giocatori che adesso, che l'anno scorso dovevano andare via, tipo Borini che adesso tra un po' sembra che è diventato un fenomeno, Calabria titolare inamovibile che è il primo che avrei cambiato l'anno scorso, Rodriguez ancora lì, Strinic ancora lì. Cioè prima di comprare sinceramente io più che altro inizierei ad andare via un po' di gente, perché non abbiamo neanche la Coppa quest'anno, anche la rosa troppo ampia per soltanto un campionato della Coppa Italia non è che poi vada grandissimo bene a mio modo di vedere. Niente, io Correa non lo prenderei ancora, lo ribadisco, ditemi qua sotto la vostra, piuttosto che Correa, guarda, io quei soldi lì avrei subito la roba e avrei preso Milinkovic-Savic, perché ci manca soltanto che adesso Milinkovic-Savic va anche all'Inter, cioè proprio la ciliegina sulla torta sarebbe. Occhio, tigre, va piano, questo coglione non mette... Ok. Io piuttosto avrei preso Milinkovic-Savic. Avrei messo via... Avrei venduto 2 o 3 elementi della nostra squadra che secondo me possiamo tranquillamente farne a meno. Avrei aggiunto qualcosa, piuttosto di dare 45 milioni di Correa, con quei soldi lì, più 2 o 3 giocatori che avrei dato via, avrei preso Milinkovic-Savic tutta la vita, che l'abbiamo trattato fino all'anno scorso, poi non è andata a buon fine. Comunque, ditemi la vostra. Un saluto a tutti ragazzi, un abbraccio a tutti, un cos'è martedì oggi? Sì. Un buon martedì a tutti e buon pomeriggio. Ciao ragazzi!